Buongiorno e bentornati all'informazione del TG Med. La cronaca in apertura con l'operazione condotta questa mattina a Palermo dai carabinieri. In pochi mesi alcuni dipendenti dell'assessorato regionale alla formazione, nell'ambito di questa operazione che oggi ha portato all'arresto di 15 persone, si erano spartiti soldi pubblici per 500.000 euro. Denaro destinato alle imprese che forniscono beni e servizi all'assessorato e che invece finiva nei conti correnti personali. Un sistema quasi perfetto che ha funzionato sino a quando ai carabinieri non è arrivata una soffiata da parte di qualcuno che ha raccontato del gioco e soprattutto dei giocatori. I mandati di pagamento per le aziende venivano preparati e successivamente i dipendenti regionali cambiavano l'IBAN dei destinatari, inserendo quello personale. I soldi, anziché alle aziende, finivano nei conti di queste persone. I carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci hanno accertato che la regione quindi pagava due volte i mandati. La prima volta i soldi finivano nelle tasche dei dipendenti. Dopo un anno, a seguito della richiesta delle ditte che non avevano ancora ricevuto le somme, venivano eseguiti nuovi mandati. Stanotte, come dicevamo, sono scattati gli arresti. 13 dipendenti dell'assessorato alla formazione sono finiti ai domiciliari. In carcere ci sono due imprenditori accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa degli incanti e falsità ideologica. Ancora cronaca, avrebbe fatto da palo ad una rapina ai danni di un supermercato di Piazza Principe di Camporeale a Palermo. Gli agenti del commissariato Zisa erano ormai sulle sue tracce, così il giovane di 26 anni si è presentato alla polizia con il suo avvocato ed è stato denunciato. Per quella rapina, messa a segno la scorsa settimana ai danni del supermercato MD Discount, era stato arrestato già Vincenzo Battaglia, 27 anni, di Palermo. E intanto gli agenti del commissariato Libertà hanno arrestato questa mattina un rapinatore che insieme ad un complice aveva tentato di mettere a segno un colpo alla banca Sant'Angelo di piazza Don Bosco. In due sono entrati nell'istituto intorno alle 8:30 armati di pistola, qualcuno è riuscito a lanciare l'allarme, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori, il secondo è fuggito a bordo di una moto. Beni complessivi per circa 500.000 di euro sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, tre consiglieri della provincia appartenenti a liste civiche, indagati dalla Procura della Repubblica che ne ha chiesto rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata e falso. Al centro dell'inchiesta le indagini delle Fiamme Gialle sui rimborsi ottenuti indebitamente dall'ente attraverso la simulazione del rapporto di lavoro oppure la falsa attestazione di mansioni superiori a quelle effettivamente avute. I militari del nucleo di polizia tributaria hanno sequestrato 240.000 euro di beni all'ex consigliere Gianluca Cannavò e ai suoi familiari, 71.000 euro all'ex consigliere Sebastiano e poi al suo datore di lavoro Carmelo Urso e infine l'altra tranche è stata sequestrata all'ex consigliere Antonio Danubio e al suo datore di lavoro Salvatore Nigita. Siamo adesso alla politica. La manovra di variazione di bilancio approda oggi in aula senza le norme stralciate come aveva stabilito la presidenza dell'Assemblea. Gli articoli e spunti saranno invece inseriti in un disegno di legge ad hoc che sarà trasmesso alle commissioni di merito e poi alla commissione bilancio. Questo per le coperture finanziarie da approdare, per approdare poi in aula giovedì della prossima settimana. Questo nuovo percorso è stato deciso dall'ultima conferenza dei capigruppo riunita a Palazzo dei Normanni dal presidente dell'ARS Ardizzone alla presenza del governatore Rosario Crocetta. Parliamo in conclusione del maltempo che continuerà ad interessare la nostra regione sino a domani, poi la tregua di giovedì, seguita da un fine settimana di stampo decisamente invernale. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni, mentre come dicevamo la Sicilia continua a fare i conti con il brusco arrivo del freddo dopo un'estate che sembrava non volere finire mai. Ancora due giorni di maltempo quindi, con temperature decisamente in discesa, basti pensare che domenica in alcune province dell'isola si erano sfiorati i 21 gradi, mentre ieri alle 9:30 a Palermo i gradi erano appena 12. Oggi sul capoluogo siciliano non piove, il cielo in ogni caso è coperto, la perturbazione si è spostata invece sulla Sicilia centro-orientale, interessando, e lo farà sino a questa sera, soprattutto l'area ionica. Bene, tutto per questa edizione del giornale, noi torniamo insieme più tardi.